Celebrazioni leopardiane a Recanati nel 224esimo anniversario dalla nascita del poeta. Ai saluti delle autorità, del presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani Fabio Corvatta e della famiglia Leopardi, rappresentata dalla contessa Olimpia, si è giunti alla consegna del premio Leopardi alla memoria di Franco Foschi, ritirato dalla figlia dell'ex ministro Anna Foschi. Ha significato anche per me ripercorrere quasi una vita, perché ricordo i rapporti con Franco che nascono per me da quando avevo 17 anni e poi ci siamo rincontrati lungo la vita in tanti appuntamenti che hanno segnato diversi appuntamenti importanti come le celebrazioni dell'87, del 98, quello che è avvenuto dopo. Quindi è stato un po' ripercorrere una serie di iniziative che hanno messo in luce il valore straordinario della figura di Franco Foschi come politico. Andrea Angeli l'ha ricordato magnificamente nelle sue attività come politico, come parlamentare, che aveva rapporti con il mondo, e come operatore di cultura. Ricordo che ne ha fatto Fabiana, a quando l'ha conosciuta, tutte le iniziative che ha portato avanti, è stato molto bello e molto significativo. Era un visionario. Ci ha lasciato un progetto importante, a noi oggi la responsabilità di portarlo avanti, perché quell'appuntamento mancato nel 98, cioè iniziative che potevano nascere in quel bicentenario, si sono sviluppate dopo, ma sono nate sotto il suo impulso, sotto le sue idee di persona visionaria, ma che vedeva lontano, e oggi possiamo dire con soddisfazione che questo progetto sta andando avanti proprio nel suo ricordo, e questo oggi è stato il modo migliore per ricordarlo, e è questo quello che ci dà la forza per proseguire in questa attività che non è mai facile, che è impegnativa soprattutto in tempi come questi, ma con riferimenti importanti come la figura di Franco è più facile da portare avanti. Un ricordo particolare di Franco Foschi, che lei ha definito studioso del buio della mente e della luce della cultura. Sì, io dico, ho avuto meno rapporti con Franco di quanti non ne abbiano avuti Fabiana Cacciapuoti o Andrea Angeli, ma per quel poco che ho avuto modo di frequentarlo da vicino si è palesato come un uomo completamente diverso da quello che io pensavo che fosse, appunto, quando ero una bambina ed ero in grande soggezione di lui. Come ho detto anche durante il discorso, non posso dire di avere completamente superato questo senso di soggezione nei confronti di un uomo che aveva un'intelligenza straordinaria, una cultura straordinaria e una capacità di adattamento che non ti saresti mai aspettato. Nonostante questo, le dico, un po' di soggezione è rimasta, ma è nato un grande affetto. Franco Foschi è stato poi ricordato grazie agli interventi di Andrea Angeli, funzionario internazionale, e di Fabiana Cacciapuoti, già responsabile del Fondo Leopardiano della Biblioteca Nazionale di Recanati. I 5 anni in cui ha fatto sottosegretario a 3 differenti ministeri, lavoro, sanità e poi agli esteri per 3 anni, e dopo si sono visti all'atto con la responsabilità di ministro del lavoro di fronte alla crisi sindacale più grave del dopoguerra, e lì è venuta fuori la preparazione amministrativa, anche, diciamo, anche quella del comune di Recanati, che non è certo trascurabile, ed è riuscito dove altri sicuramente avrebbero fallito. Forse una cosa che non ho detto prima, potrebbe anche aver influito in un certo senso il fatto che venisse dalla città di Giacomo Brodolini, forse la triplice sindacale di fronte a un ministro che non poteva comunque disconoscere, andare contro gli interessi della classe operaia. Franco Foschi conosceva perfettamente Leopardi, ma amava anche molto la poesia, era aperto al valore della poesia e a quello che la poesia può significare di trasformazione e anche di inclusione delle diversità. In questo senso lui ha colto effettivamente il messaggio leopardiano più profondo e più adatto ai nostri tempi. Ecco perché la sua figura resta per noi un punto di riferimento. Non ultime poi le consegne del premio Leopardi ai più giovani, agli studenti vincitori della 6ª edizione. Al 3° posto Matteo Verrone, del liceo San Nazaro di Napoli. Al 2° posto si sono classificate Rachele Rossini, del classico di Foligno, e Matilda De Riva, dell'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari di Este. Vincitrice Benedetta Tani, del liceo Torricelli Ballardini di Faenza.
I ragazzi sono sempre la cosa più bella, perché comunque vedere che si impegnano, che si emozionano, che danno il sangue, lo fanno veramente per amore di quello che stanno studiando e in questo caso per amore di Giacomo, che parla al cuore dei ragazzi. Sì, è sempre un momento commovente, poi quest'anno con questi ricordi abbiamo fatto tanta storia, veramente una giornata di storia anche del nostro paese e di storia internazionale, quindi è una giornata molto positiva. Quanto ai ragazzi, sono, come dicevo nel mio intervento, sono il futuro e sono veramente molto bravi, molto preparati, quindi è una prospettiva di proseguimento di questa esperienza.